4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale, giornata delle Forze Armate e centenario del milite ignoto, della traslazione del soldato ignoto un secolo fa all'altare della patria di Roma. Ricorrenze che si sono tenute questa mattina in Piazza del Popolo di Pesaro, cerimonia che si sta completando alle nostre spalle, cerimonia che avviene a 103 anni da quel 4 novembre 1918, quando il comandante supremo dell'esercito italiano, il generale Armando Vittorio Diaz, rilasciò il bollettino di guerra conosciuto come bollettino della vittoria. L'esercito austro-ungarico è annientato. Un comunicato che sancì la vittoria della Prima Guerra Mondiale, e oggi in questa solenne mattinata si ricordano i caduti di quella Prima Guerra Mondiale, i valori fondanti dell'Unità Nazionale e i valori delle Forze Armate. Una cerimonia che in questa mattinata nel centro storico di Pesaro è incominciata con una deposizione di una corona d'alloro nella cappella votiva di Sant'Ubaldo e poi è continuata in Piazza del Popolo alla presenza di autorità civili, militari e religiose radunate per questo momento. Tanti interventi succedutisi al microfono dopo l'alza bandiera, dal prefetto Tommaso Ricciardi al comandante del 28° reggimento Pavia Martellotti, al vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini, presente così come tanti altri amministratori del territorio, dal sindaco di Fano ad altri sindaci degli altri comuni, compresi anche alcuni consiglieri regionali, valori della coesione, valori dell'unità nazionale, valori del sacrificio al centro di questa cerimonia che si è tenuta nel massimo rispetto delle normative anticontagio. Oggi, tra l'altro, oltre a questa festa dell'unità nazionale, la festa delle Forze Armate, celebriamo anche, a parte i 100 anni di Roma Capitale, ma celebriamo soprattutto la traslazione avvenuta 100 anni fa del milite ignoto. Ecco, il milite ignoto deve essere un momento di ricordo perenne, perché, come è stato detto e come io mi pregio di ripetere, grazie a questi sacrifici umani, a questi sacrifici di questi soldati, che in situazioni certo non assolutamente comode come quelle che possono essere oggi quelle delle Forze Armate, hanno fatto una guerra e ci hanno assicurato una libertà. Ed è per questo che io sono anche contento di aver ascoltato la testimonianza di questi studenti, perché, come sempre ripeto e come sempre amo sperare, la popolazione giovanile, gli studenti devono portare dentro di sé, devono emulare questo spirito di sacrificio per la nazione che i nostri progenitori, i nostri nonni e bisnonni hanno fatto prima di noi. Un anno fa non eravamo in grado neanche di celebrare la giornata con la compiutezza, infatti era una bella giornata di oggi, e tanto di quello che invece si è riuscito a costruire in questi 12 mesi lo dobbiamo anche all'abnegazione delle Forze Armate, chiaramente con compiti diversi da quelli in periodo bellico, ma con sempre il valore aggiunto di costituire un legante fondamentale per la nazione, per l'idea di patria, ma anche per l'idea di popolo e soprattutto di grandezza del paese di fronte all'Europa e di fronte al mondo. L'abbiamo visto in questi giorni anche nelle giornate del G20, abbiamo ricordato insomma quanto il ruolo che l'Italia è stata in grado di svolgere in questi mesi le ha dato una credibilità forte anche da questo punto di vista, fino a ospitare uno degli incontri più importanti della storia sul clima e sul futuro del nostro pianeta. E lì, come 100 anni fa, c'erano protagonisti anche i giovani, le nuove generazioni, come oggi presenti in piazza, e quindi anche a loro dobbiamo una parte di attenzione importante, perché insomma saranno i migliori interpreti anche di questo messaggio, ma anche loro sono assolutamente consapevoli del valore dell'unità nazionale per affrontare le sfide pericolose e decisive che abbiamo davanti.